Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro capitano Sant'Enciano. Allora vi dicevo, avendo partito con la giusta intonazione, care amiche ed amici, qui il vostro capitano Sant'Enciano. Da molto che sognavo con fare un altro video. E faccio questo video approfittando che ho avuto un sogno. Per dirla alla Marzullo, fare video aiuta a sognare o sognare aiuta a fare video? In questo caso deciderete voi. Ma io mi svegliai nel cuore della notte, che per me a volte sono le 6:30, 7. Perché dormo saporitamente fino un po' dopo le 8, diciamo, ecco. E sognai con che qualcuno diceva la seguente cosa. Quindi non so se è una poesia che mi è venuta in mente o chissà che cos'è. Però sarà il tema di questa della discussione del presente video. La vita è solo una visione, un sogno, niente esiste, solo spazio vuoto e tu non sei altro che un pensiero. Ecco, mi ha lasciato colpito perché ci sono degli elementi che sempre hanno fatto parte del mio modo di ragionare. Da piccolo e da giovane mi piaceva vedere i film di fantascienza, perché la cosa più bella era vedere lo spazio vuoto interstellare, lo spazio esterno, cioè quello che si sottrae dall'influenza gravitazionale, elettromagnetica, geostazionaria dei pianeti e delle stelle. E quindi mi piaceva guardare le navi spaziali sfrecciare nel vuoto, e poi mi chiedevo, ma forse niente scivola nel vuoto meglio di nulla, capito? No, che profondo che ero da piccolo guardando quei film, dicevo, ma forse niente scivola nel nulla, nel vuoto, niente scivola nel vuoto più veloce che il nulla. Niente scivolando nel vuoto più veloce di nulla è come qualcosa che il nulla che scivola dentro se stesso, in pratica. E poi mi viene in mente come la gente si fa sempre appassionare dalla politica in ogni generazione. E in ogni generazione ne rimane disillusa, ma non sempre apprende le lezioni. Un sogno, niente esiste, solo spazio vuoto tu. E tu non sei altro che un pensiero. In realtà, la società umana nella quale viviamo è una creazione umana attraverso dei codici, dei regolamenti, delle norme, delle regole, lo stesso linguaggio non è nient'altro che qualcosa basato su delle norme, delle regole, dei codici per poterci comunicare, prima ancora che i codici del web si hanno inventato i linguaggi e i sistemi di scrittura, che debbono essere stereotipici, perché se no non ci capiremo se ognuno si inventasse un proprio esperanto. La politica è lo stesso, ci sono degli stereotipi, dei dogmi politici, ma alla fine non ci sono vere distinzioni. Noi siamo un pensiero, nel senso che pensiamo di pensare,
ma sempre di più i mass media ci pensano, ci orientano con la psicologia del consumatore, il marketing, la psicologia del mercato, ci fanno pensare un po' come i cani pastore sanno dirigere i greggi mettendosi ai costati del medesimo e dietro il gregge, per cui le pecore credono di avere delle scelte su come e dove orientarsi, ma in realtà sono i cani da gregge e il pastore che le orienta, le spingono letteralmente a prendere una direzione invece che un'altra, e loro sentono invece che sono libere perché seguono il gregge, e il gregge si sente libero di andare dove in realtà li porta il buon pastore e i suoi cani. Quindi la società ci pensa, noi siamo frutto della nostra società, noi crediamo di essere liberi, come lo credettero nell'ex Unione Sovietica, lo crediamo noi adesso, ma in realtà viviamo pensati dalle istituzioni scolastiche, pensati dalle università, pensati dalle famiglie, pensati dalle società. Stiamo pendenti dal pensiero del vicino di casa, dell'amico, del parente, del familiare, del collega di lavoro, del capo ufficio e dei conoscenti, della gente per la strada. Siamo giudicati, pensati, parlati e noi ci sentiamo liberi in conseguenza di agire, pensare, parlare, ma siamo un pensiero. Un pensiero di tutte queste cose, di tutti questi enti esterni a noi, alla nostra volontà. Quindi siamo, come ha detto Ortega y Gasset, siamo la nostra epoca e facciamo la nostra epoca collettivamente, chiaramente. Quindi mi viene anche in mente che in Italia purtroppo ancora non abbiamo compreso come tutti gli esponenti politici che si presentano alla ressa politica non valgano una cipa, perché come disse Voltaire, quando veramente arrivi a nominare l'innominabile, allora sarai giunto a chi veramente detiene il potere politico. Tutti gli altri che si possono nominare, che si candidano, eccetera, che si candidano, invece li puoi nominare perché in realtà non detengono il potere politico, sono la facciata del potere del sistema. Infatti ci sono molti funzionari e molti amministratori pubblici dei quali non conosciamo neanche l'esistenza, non dico il nome, ma che stanno lì da 20, 40 anni, 60 anni e che veramente detengono il potere e non ce li fanno conoscere. Ci fanno solo conoscere quelli che cambiano maschera ogni tanto, cambia il primo ministro, cambiano i ministri, non tanto perché ogni volta che vinceva Prodi si portava i suoi, ogni volta che vinceva Berlusconi si portava i suoi. Adesso non so se vincono i pentastellati, chi si porteranno. Un momento. Quindi stavo dicendo, i politici dei quali si può parlare sono soltanto quelli che prestano la loro faccia, scendono nel campo politico, ma in realtà basta salire ai grandi livelli della finanza nazionale, italiana ed internazionale per vedere come certe contraddizioni si saldino, certi conflitti e certe divergenze che sembravano irrecuperabili, invece non esistono. Per esempio, io ho visto per più di 10 anni, perché sono arrivati quasi a trasmettere porta a porta, non dico settimanalmente, ma quasi giorno sì, giorno no, per qualsiasi cosa succedesse, e intervenivano subito politici di destra e di sinistra,
come se loro sono gli esperti in tutto, o del centrodestra e della centrosinistra, e divergevano su tutto, litigavano su tutto, si insultavano su tutto, ma facevano sul serio o era solo una pantomima? Mi ricordo di come il centrodestra, il Polo delle Libertà e poi il PDL appoggiasse l'intervenzione in Iraq, in Afghanistan, eccetera, e poi le primavere arabe. Anni dopo ne hanno preso le distanze. E poi si è saputo che il centro-sinistra, per questioni congiunturali, ha appoggiato il centrodestra nel promuovere le intervenzioni italiane nelle guerre preventive. Allora, chi è che veramente governa in Italia? Io già ho fatto dei video chiedendomelo. Uno in particolare, appunto, si intitola, se non mi sbaglio, Chi governa in Italia? Non stavo nelle vesti del capitano Sant'Enchan, però lo potrete trovare nel mio canale. Erano delle brevi considerazioni perché stavo fuori dal supermercato dove ero andato a fare la spesa. E siccome mi stanco, ogni tanto prendo un po' di aria. Poi c'avevo il cellulare, quindi più che aria ho preso video. Ma ritornando a questo sogno che ho fatto, che sembra poetico perché qualcuno è un poema abbastanza miltoniano, non so per chi si intende del tema. O Byroniano. La vita è solo una visione, un sogno niente esiste. Meglio, lo recito meglio perché io stesso l'ho scritto, quindi. La vita è solo una visione, un sogno, niente esiste, solo spazio vuoto e tu. E tu non sei altro che pensiero. Noi ci immaginiamo tutto e questa nostra vulnerabilità è sfruttata da chi ci vuole pensare, da chi ci vuole cioè far pensare e le cose che noi crediamo pensare arbitrariamente, indipendentemente. Noi abbiamo un giudizio che ci fa credere che tutto quello che facciamo lo facciamo in libertà. Invece ci stanno tutto il tempo suggerendo che comprare, che votare, come consumare, come vivere. E forse anche, e lo si vede molto nei fondamentalismi politici e religiosi, come morire e perché morire. Perché è inutile negarlo. La morte fa parte della vita. La morte nasce dallo stesso giorno in cui noi nasciamo, perché iniziamo a morire dal momento che nasciamo. Quindi non è un qualche cosa che viene dall'esterno come una parca con la falce, ma è già fa parte delle nostre cellule. Quindi noi vogliamo rifiutare tutto questo, ripudiarlo. Vogliamo vivere di più, vogliamo vivere felici, vogliamo vivere con tante cose, vogliamo proliferare, vogliamo adempiere ai nostri istinti naturali di autoconservazione e quindi ci fanno pensare a tutte cose positive, come nella psicologia del marketing, ti dicono solo le cose positive di un prodotto, ti dicono solo le cose positive di un programma elettorale. Non ti dicono mai i tagli che bisognerà fare nell'economia, anzi, tutti promettono che non faranno tagli, che non aumenteranno tasse, che ridistribuiranno ricchezze, che aumenteranno il numero dei fabbricati scolastici, delle carceri, che ti fanno pensare che ci sarà più sicurezza perché aumenteranno il numero delle macchine a disposizione della polizia e dell'organico. Quando si sa che poi mancano i soldi per la manutenzione delle macchine nuove e delle vecchie, che manca la benzina,
che non aumentano gli stipendi, però sono tutti dei ragionamenti che fanno in positivo, perché ci vogliono fare pensare, ci stanno pensando a noi cosa dobbiamo pensare. Quindi noi non siamo più pensanti in questa società postmoderna, e in un'altra occasione vi spiegherò che cos'è la postmodernità, perché molti pensano che sia semplicemente un periodo che segue la modernità, ma in questo caso sarebbe un'altra modernità. Ci sono sempre state modernità nel passato. Invece la postmodernità non è un cambio quantitativo, ma qualitativo. È un taglio proprio con il passato, con la forma di pensare il mondo, e quindi già dopo la postmodernità che stiamo vivendo non si potrà andare in un'altra modernità, in un'altra rinascita, in un altro rinascimento della società, a meno che non si cambi qualitativamente il pensiero e diciamo i paradigmi, non si potrà andare in un altro mondo, a creare un mondo nuovo, perché ci ritroveremo sempre in una postmodernità. Quindi, come dire, sarà difficile uscire da questa postmodernità. Ma ce l'hanno inculcato così tanto che una rinascita morale, etica dell'uomo nella politica, nell'economia, nella società sarà molto difficile. E lo stiamo vedendo perché ormai la politica non determina l'economia, ma tutti i politici sono dipendenti dall'economia e faranno quello che i dominanti oscuri, come direbbe Carl Gustav Jung, nella società impongono loro di fare, perché ormai i politici sono i cagnolini al guinzaglio di corporazioni, di enti e di eminenze grigie che noi non conosceremo mai, o che, anche se conosciamo, non possiamo licenziare o non votare, perché stanno a capo di enti, di lobby, di corporazioni e di organizzazioni private che nessuno ha mai eletto e che nessuno ha mai incaricato pubblicamente di gestire la cosa pubblica, a cominciare dalla perdita di sovrania monetaria delle nazioni. Ecco, sono controllate da enti che nessuno controlla perché sono enti privati. Quindi non perdete tempo dietro la politica, l'unica protesta valida, come diceva Mahatma Gandhi, la gran anima Gandhi, e la disobbedienza civile. Quindi non andare a votare massivamente farebbe collassare il sistema. Io non ve lo sto proponendo. Se voi arrivate a questa conclusione, anche voi scegliete un po'. La scheda bianca non aiuta. Poi loro naturalmente fanno dei brogli, e quindi ci sono sempre delle schede che finiscono nei vicoli, nei bidoni della spazzatura, quindi anche se votiamo, poi alla fine i voti li taroccano comunque. Allora ripeto questo mio poema onirico che mi è venuto in sogno, e io in un cartoncino l'ho subito scritto: la vita è solo una visione, un sogno. Niente esiste, solo spazio vuoto e tu. E tu non sei altro che un pensiero. Pensaci, Giacomino, pensaci. Pensateci, care amiche ed amici, che ci fanno vivere in un mondo di fantasia, delle fantasie altrui. Almeno abbiamo il coraggio di vivere la nostra vita, la nostra propria vita, la nostra propria esistenza, sapendo, essendo coscienti delle influenze esterne. Beh, adesso so che questo video non otterrà molta audience, perché dei poemi non gliene frega niente a nessuno. Vi lascio, prima che finisca lo spazio nella memoria micro SD della mia filmatrice di 2 gigabit, e poi perché devo editare il video, se no si fa troppo pesante. Qui ancora una volta il vostro Capitan Saint-Enchant vi saluta. Cari amiche ed amici, capitano di vascello,
anzi no, di fregata, anzi no, facciamo di portaerei di prima classe da 80.000 tonnellate. Ciao, e statemi bene, mi raccomando, sappiate che nella vita molte cose non hanno importanza, anche se potete cadere vittime di distrazioni di massa come la politica, il calcio, gli spettacoli televisivi, i giochi a premio. E poi non vi scordate di partecipare al mio evento in Facebook. Ciao!